Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti. Sì. Rotary Spark Gap. Ho messo il motore in continuo sopra questo piedistallo, l'ho fissato. Ho preparato i suoi elettrodi che ho collegato per adesso con un filo volante. Di fronte gli ho messo lo spark gap di metallo al quale ho collegato l'LC risonante di prova. Come al solito il condensatore è composto da 15 elementi da 150 nanofarad per tenere una tensione di circa 20.000 volt. La bobina per ora è una piccola bobina avvolta in aria. Il tutto è alimentato da un trasformatore 10 kV che ho pensato di proteggere perché in effetti le scariche dell'LC risonante potrebbero danneggiare il trasformatore. Quindi ho realizzato due resistenze serie, ognuna da 12 elementi, quindi del valore di circa 1,2K ognuna, in modo che così il trasformatore viene protetto. Ecco il motore in rotazione, diamo tensione. Ecco, perfetto. Quindi il Rotary Spark Gap sta funzionando alla frequenza che voglio. Adesso posso aumentare un po' la velocità del motore, quindi agisco sulla continua. Ecco. Ancora un pochino. Ecco, il sistema è stabile. Diamo tensione. Perfetto. Il Rotary Spark Gap mi permette di trasferire energia dal risonante LC della bobina di Tesla in maniera controllata. Posso decidere cioè quanta carica voglio dare per ogni ciclo della sinusoide.